Buongiorno a tutti, oggi sono in compagnia di Tommaso Barbanera, presidente di Conspoleto, che ogni anno, da tanto tempo ormai, sostiene la Settimana Internazionale della Danza. Tommaso, raccontaci un pochino, che cosa significa, questo evento per la città e anche per tutti gli esercizi commerciali della città. Io credo che l'evento della Settimana Internazionale della Danza ormai da diversi anni appunto, che si svolge a Spoleto sia un evento tra i più importanti che la nostra città può annoverare. Al di là della valenza artistica, su cui io non entro in merito in quanto non essendo appunto competente del settore, però dal punto di vista economico sicuramente per la città è una grossa risorsa. Quindi quello che noi auspichiamo è che questa manifestazione possa crescere e quindi diventare sempre più importante e confermare e consolidare quella sua presenza che ormai da diversi anni c'è nella nostra città e quindi diventare proprio una delle, come lo è già, ma anche in misura maggiore, delle manifestazioni più importanti che fungono anche da vetrina per la città di Spoleto. Tommaso, sappiamo che oltre alla Settimana Internazionale della Danza ci sono altri eventi che rendono speciale questa città e penso ci sia un nuovo progetto, però preferisco che sia tu a raccontarcelo, Beh, che riguarda. sì, beh, a Spoleto ci sono tantissimi altri eventi importanti che hanno fatto della nostra città sicuramente una delle città appunto più importanti della regione. Una nuova cosa che inizierà a breve, ormai è di dominio pubblico, ma le riprese della fiction di Don Matteo dove l'attore protagonista è appunto Terence Hill. Inizieranno le riprese il 13 maggio, si produrranno per 3 mesi, suddivise in 3 step, e quindi penso che questa sia una grande opportunità per la nostra città dal punto di vista promozionale. Stare oltre 20 puntate su Rai 1 in prima serata con una fiction che fa oltre 7 milioni di spettatori, io credo che sia un'opportunità e un evento promozionale che ha pochi eguali. Quindi penso sia un'opportunità molto importante. Quindi che darà nuovo lustro, più che altro farà conoscere meglio questa splendida città Beh, perché è meravigliosa. sicuramente sì, Spoleto è conosciuta grazie al Festival dei Due Mondi, ad altre manifestazioni come Vini nel Mondo, oppure il Teatro Lirico Sperimentale o da altre anche magari di statura minore. Però è ovvio che una visibilità su un canale nazionale in prima serata con una fiction di questo genere ha una valenza molto importante, quindi noi speriamo e auspichiamo che possa dare nuova linfa alla città di Spoleto per quello che riguarda anche le presenze turistiche. Ringraziamo Tommaso per essere stato con noi, ti ringrazio e Grazie arrivederci a tutti. a voi. Ciao. Ciao.